però da retta, se tu lo chiami ospedale ti do un cazzotto in testa. Guarda, dici. Si chiama, leggi qua, spedale, senza la leala, spedale degli innocenti. Siamo davanti a tutto quello che rappresenta il rinascimento pensato e voluto dal grande Filippo Brunelleschi. L'ospedale degli innocenti è il risultato di questo nuovo modo di pensare. E se è stato magnifico il modo in cui venne realizzato, è altrettanto magnifico il motivo, lo scopo per cui venne realizzato. Perché chi erano gli innocenti? Gli innocenti erano i bambini, i poverini, che venivano abbandonati dalle giovani madri che spesso e volentieri non si potevano permettere di crescere i propri figli. L'ospedale degli innocenti è anche il primo brefotrofio della storia, il primo brefotrofio d'Europa. In oltre 6 secoli di attività sono stati salvati più di migliaia di bambini. E oggi qui con me, accanto a me, ancora non la potete vedere, si è sistemata, anzi, è con me la prima e unica bambina cinese della storia a essere stata salvata dall'ospedale degli innocenti, la Paulina. Allora, subito per rompere il ghiaccio, come si dice, super cazzola bitumata con scappellamento a destra in cinese mandarino, come si dice? Mi davvero ti hanno abbandonato, così bellina, dai, dici la verità, non ti hanno abbandonato. Davvero Pedro, mi hanno abbandonato così. Io sono l'ultima di 6 sorelle, mi hanno abbandonato a me, ma sapete perché? Perché ti puzzai il fiato, non te l'hanno voluto dire per non ferirti, solo non ti si sta accanto. Davvero. Noi qui abbiamo anche dei prodotti da mettersi in bocca, te mastichi e poi ti si profumi il fiato. È vero, tutti mi dai le botte. In realtà a me mi hanno lasciato a Careggi, non mi hanno lasciato qui nella ruota come facevano nel 400. Dopo 17 giorni mi hanno portato qui. Guarda Pedro, qui ora c'è una lastra, però in realtà prima nel 400 c'era una ruota in cui venivano lasciati i bambini, ovviamente appunto innocenti, dalle mamme, suonando una campana. E le monache dall'altra parte, dall'istituto, li prendevano. Oh, e le mamme, oltretutto, gli lasciavano anche dei pensieri, dei collarini, delle medagliette. Ah, tipo per poi riconoscerli. Ah, e a te che ti hanno lasciato? Nulla? Qui, proprio in questo punto, come ci ha spiegato la Paulina, c'era la ruota degli innocenti. E qua c'è una targa e da questa finestrina vedevano un po', insomma, tutta la situazione. Bellina, ti senti a casa? Sei tornata nel museo degli innocenti? Ma guarda che bellezza è. Museo super all'avanguardia, molto moderno, spettacolo. Qui ci avete la possibilità di ripercorrere tutte le tappe dell'ospedale degli innocenti. Noi oggi ci concentriamo di più sulla Paulina, poi un video proprio sul museo lo rifaremo in seguito. Ecco la Paulina dove si era nascosta. E che fa? E si guarda la televisione, allora per lei. Ho visto Pedro, mi riguarda tanta emozione. Sono un po' ingrassata. No, ma che ingrassata? Sì, un pochino, è la pasta asciutta italiana, ti piace sì, però. Bene. Questo posto per te immagino ci abbia un valore molto importante. Decisamente. Sono stata rifiutata dalla mia prima famiglia e sono stata voluta dalla mia seconda famiglia. E proprio perché mia mamma lavorava qui. Ah, mamma lavorava qui? Per me l'ospedale degli innocenti è come se fosse stata una seconda possibilità di rivivere la mia vita. Mi ha dato il coraggio e la forza che ho oggi. Quindi fammi capire, vuoi tornare in Cina o vuoi stare in Italia? Insomma, i cinesi c'hanno i soldi. I cinesi hanno soldi, ma non c'hanno mica il cupolone. C'avete i soldi, ma il cupolone o compratevelo il cupolone se vi dico. Non se lo possono comprare il cupolone. Come faceva Vasco Rossi, perché la tua storia calza proprio a pennello. E pensare che domani sarà sempre meglio. Ora c'è da fare fra sfumato. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento.